Marco Zenoni, presidente dell'Avis di Leffe, grande festa per questi 60 anni e soprattutto avete voluto farvi un regalo, un nuovo monumento, che cosa rappresenta? Il monumento eh, rappresenta una grande goccia all'interno della quale in forma stilizzata è disegnato un albero fatto da tante piccole persone. È un po' il senso del nostro slogan in una goccia la vita che abbiamo scelto per questi nostri 60 anni, in cui si vede un po' raffigurato eh, il fatto che chi è, lavora nell'Avis costituisce una rete di persone eh, che danno solidarietà ad altre persone. Il sangue è vita, il donare il sangue vuol dire donare parte della propria vita e quindi mettersi un po' in connessione con altre persone per portare loro un messaggio eh, di speranza. Questo monumento ricorda anche che noi veniamo da una lunga storia, quell'albero stilizzato ci dice che ci sono radici profonde che sono il nostro passato, c'è un bel tronco solido che è il presente di tante persone che oggi si danno a fare e ci sono tanti, alcuni piccoli rami che sono le persone nuove, le, le fres, forze fresche che all'interno della nostra associazione stanno portando novità e vitalità. Ecco appunto l'hai sottolineato in chiusura siete un'associazione molto molto giovane. Sì, abbiamo un buon numero di giovani eh, che stanno alcuni entrando proprio in questi ultimi anni. Negli ultimi anni abbiamo avuto una quarantina di nuovi iscritti l'anno scorso e una ventina già quest'anno. Per cui ci stiamo un po' rinnovando, stiamo eh, lasciando un po' fuori quelli che per raggiungere i limiti di età non possono più donare, ma che comunque danno una mano in associazione poi eh, nella parte organizzativa. E questi giovani portano un po' di idee nuove: abbiamo realizzato nei mesi scorsi un flash mob in, in paese in concomitanza con un festa importante e eh, abbiamo organizzato anche alcuni happy hour eh, come. I giovani oggi passano il, i loro momenti prima poi di, di andare in altri, in altri luoghi per passare le loro serate, per cui cerchiamo di tutti insieme, eh, di sensibilizzare anche attraverso loro, di portare il messaggio del, del dono del sangue anche ai loro coetanei che sono poi il futuro del, della nostra associazione. Abbiamo parlato dei giovani, ma parliamo anche di chi c'è stato prima. In questa occasione viene spontaneo pensare alla storia, a questi 60 anni, a chi ha fondato l'Avis F, un pensiero anche per loro. Allora, sicuramente se Avis oggi è qui è perché 60 anni fa alcune persone hanno pensato che era una cosa buona portare un'associazione come questa anche alle F. e Quindi ricordiamo il primo presidente, il signor Gallizioli, e poi tutti i presidenti che sono venuti di seguito, alternandosi in questi 60 anni: il dottor Genisi, la signora Salussoglia, e poi il Bonazzi Ferruccio e Lanfranchi Elisabetta. Tutte persone che hanno dato passione, tempo e hanno raccolto attorno a loro molte altre persone, che alcune hanno, ci hanno già lasciato, mentre altre sono ancora attive, come Natalina Pezzoli tuttora presente nel consiglio direttivo Avis che è la colonna storica perché 60 anni fa quando l'Avis è nato lei era già una donatrice per cui abbiamo all'interno dell'associazione il passato e il futuro eh, con un bel presente che ci permette di fare tante cose per promuovere il dono del sangue.